che quest'anno, all'ultimo anno di ragazzi, ha vinto davvero tanto. Anche l'ultima gara nazionale a San Giacomo La Marca, oltre che la nazionale a Tolentino. Il suo primo accosto è leggermente largo, la forza quasi buona. Ora risponde Di Bartolomeo all'accosto. Molto buona la sua boccia. Sto ragazzo che personalmente non conosco. Ieri sfogliavo un po' le classifiche delle gare nazionali giovanili svoltesi quest'anno per, diciamo, trarre delle statistiche su giocatori e sinceramente è un nome che ho letto, ma non credo di averlo mai visto in gare nazionali dalle nostre parti, quindi un po' una scoperta per me. Comunque Biagioli va sul tiro al bersaglio e annulla il pallino, si ricomincia quindi da capo, ancora all'accosto lui. Questa volta la boccia è molto corta, lascia molto spazio al suo avversario. Di Bartolomeo toglie con relativa facilità. Biagioli non ci pensa neanche, neanche lui torna all'accosto. Sembra corta anche questa, lo vediamo da come gira la boccia, lo vediamo dalla sua gestualità, e in effetti è più corta della precedente. E poi questa tipologia di bocce aiuta effettivamente a capire la forza residua, perché gli ultimi giri si possono effettivamente contare. Sì, diciamo, le Stratos favoriscono, almeno dal punto di vista visivo, un'intuizione. Questa sembra migliore, ma non so se sia riuscita a togliere il punto. L'arbitro osserva. Ora decide di misurare. Ma il punto è preso. Ah, no, ha fatto bene secondo me a Sì. misurare, perché No, per il l'abbiamo visto discorso, sì. precedentemente, quindi. Ora non ci sono dubbi. Di Bartolomeo colpisce. Ricordiamo che per i ragazzi non vale quanto vale per gli allievi, quindi questi possono bocciare di raffa in qualsiasi zona del campo. Dunque vale per loro il gioco dello sport per tutti, o la cosiddetta deroga per lo sport per tutti, perché da quanto Fabio Luna ci spiegò riguardo queste modifiche a inizio anno, diciamo, quello che vale per le categorie B, C e D o comunque per il gioco dello sport per tutti è comunque una sola deroga, non è comunque una regola vera e propria. La regola vera e propria è cambiata ed è diventata quella appunto del Sì, tiro di volo del bersaglio. diciamo, sono tecnicismi relativi al regolamento internazionale. Per gli addetti ai lavori, tutto ciò che non è regolamento internazionale viene definito deroga. Esatto. Deroga, infatti, voi avete conosciuto, voi parlo degli appassionati che ci stanno seguendo, il regolamento che normalmente finiva con la dicitura versione Italia, anche quando si trattava del volo. Quindi regolamento di alto livello versione Italia o regolamento internazionale versione Italia, perché siamo praticamente sempre stati in deroga rispetto alle regole internazionali, regole internazionali che tengono in considerazione poi differenti realtà, differenti terreni di gioco e sono nate e state sviluppate in un certo modo. Noi in Italia, avendo per anni la possibilità di sfruttare corsie probabilmente migliori e comunque una diffusione più capillare di questo gioco, avevamo scelto per lunghi tempi un regolamento tutto nostro, che personalmente, anche se magari la cosa non interessa, preferivo di gran lunga rispetto al regolamento internazionale.
In ogni caso, adesso ci stiamo avvicinando sempre di più a una unificazione totale del regolamento. E come state vedendo anche da questa gara e da tutte le gare della categoria allievi di quest'anno, stiamo praticamente addestrando già i nostri ragazzi a giocare come poi dovranno giocare una volta approdati in A oppure nei campionati di serie e quindi col regolamento dell'alto livello. Torniamo in cronaca diretta. Sì, Di Bartolomeo ha dunque conquistato 2 punti nella prima tornata. Ora ha impostato un tiro corto, messo una boccia a una settantina, portato via 2 volte il punto pulito, ma la seconda è rimasto dentro il suo avversario. E quindi Biagioli ha scelto di attaccare con un sovrammano rallentato, prendendo piede, è rimasto dentro. Ora Di Bartolomeo al tiro sul pallino, lo prende. Bravo questo ragazzo. Ora però la situazione non gli è comunque troppo favorevole, perché il pallino va nell'angolo dove ci sono anche 2 bocce di Lorenzo Biagioli. Il punto è comunque di Daniele Di Bartolomeo. Biagioli colpisce, prende controverso, non so se parlare di sfortuna o comunque di una bocciata che andava colpita solo dall'altra Queste parte. non sono tavole che restituiscono tantissimo la spinta agli angoli, quindi se c'è bisogno di portare via una boccia, bisogna quasi per forza colpirla dalla parte giusta, la parte buona, che in questo caso era la parte destra. Biagioli ha colpito quasi pieno, ma leggermente alla sinistra, e quindi la boccia avversaria non è uscita, poteva fare 3 punti, e invece è rimasto 1 punto all'avversario. Su altre superfici di gioco, con una bocciata del genere avrebbe riportato quella dell'avversario probabilmente al livello dell'ultima riga, conquistandone almeno 2. E adesso vediamo che Biagioli sbaglia nel fondamentale che forse gli è più congeniale, ossia la bocciata. Sì, diciamo punteggio comunque di 3-0 per Di Bartolomeo. Rimposta questo tiro corto, questa volta non sotto le tavole ma centrale. Biagioli è partito con la boccia del punto, fa uno strano liscio ma poi colpisce il pallino, però gira molto questa volta, a differenza di quanto detto. Non ho visto come ha battuto alle tavole di fondo, ma si rialza abbastanza e c'è molto spazio per Di Bartolomeo per togliere il punto. Potrebbe aver ricevuto la spinta all'indietro della tavola, che una volta che è stata colpita dalla boccia, per tornare indietro di, sembra quasi 1 metro, 1 metro, 1 metro e mezzo questo pallino. Ora Lorenzo sembra... Io credo che abbia dichiarato pallino, se non ho visto Anch'io. male. Mi sembra proprio disposto a tirare questo pallino e lo prende, ma lo sfiora veramente e lo copre. Quindi la situazione si complica maggiormente. Se avesse preso questo pallino leggermente di più, l'avrebbe sicuramente portato alle tavole. Poi quale gioco sarebbe riuscito a fare è comunque da verificare. Ora però ha un'ultima boccia, deve tentare di stringere il gioco. Di Bartolomeo ha ancora due bocce in mano. E conduce già, come detto prima, 3-0, e quindi ha la possibilità, e lo spazio c'è, la strada anche, di inserirne altri 2 e arrivare a 6, che comincia a essere un bel vantaggio in una finale. Sì, diciamo matematicamente parlando, 6 è la metà di 12, quindi nonostante la seconda metà sia più importante magari della prima, è comunque metà partita. Ma questa boccia va un po' per i fatti suoi. Sì, sembra un errore simile a quello che ha fatto Rocchetti nella partita precedente. Il campo era proprio questo. Esatto. Contando sulla pendenza finale verso la tavola laterale, non ha comunque scavalcato la gobba, diciamo, che segna un pochino la metà campo, mentre questa l'ha tirata molto più in sicurezza sotto la tavola laterale, cioè, l'ha puntata molto di più, e la boccia ha fatto
il percorso corretto. Si può parlare di un punto sprecato per lui, perché non era difficile l'inserimento dei 3 punti in questo caso. Comunque 5-0 è già un bel vantaggio. Sì, diciamo, nella partita precedentemente vista su quel campo, Rocchetti, quando doveva inserire i punti lungo la tavola o anche Biagioli, prediligeva un tiro, diciamo, dritto per dritto lungo tavola, e invece abbiamo visto Di Bartolomeo tagliare il campo, e questa cosa lo ha portato poi a commettere questo errore. Tanto vedo che i giocatori richiamano l'attenzione dell'arbitro, i giocatori guardano il tabellone dei punti, Sì. l'arbitro invece sta rispondendo nel merito del bersaglio o meno. Adesso inquadreremo il segnapunti per capire cosa effettivamente ha fatto l'arbitro. Credo siano stati segnati dei punti a Biagioli, Sì, la cosa più mentre probabile è questa. Anzi, no, 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 no. ora sono sta è stato corretto. Prima mi sembra Ah, è stato corretto. Sì, sì. fosse È scritto 3-2 stato corretto da uno spettatore che era a prossimità a fondo campo. dei bottoni che aggiornano i segnapunti. Comunque, in tutto questo, Biagioli ha sbagliato la bocciata. L'arbitro ha Ora rimesso a l'arbitro posto, ma non è quella la sta posizione. facendo davvero Non è un assolutamente. errore, perché il pallino era più verso i giocatori, mentre ora lo sta posizionando appunto dalla parte opposta. Comunque Biagioli ha effettuato un liscio su questa boccia, ora decide di andare all'accosto, lo taglia leggermente il campo, punta la boccia verso la tavola, si appoggia ma non riesce a prendere il punto, che rimane dunque del suo avversario. Di nuovo all'accosto, questa volta sembra averla puntata leggermente meno. La boccia comunque scende molto lì e Scende, quindi risale successivamente. passa anche questa. Ancora una situazione abbastanza complicata, perché c'è la possibilità per Di Bartolomeo di spazzare quelle 3 bocce in prossimità del pallino, o comunque anche di tirare lo stesso pallino, nonostante ci sia magari il rischio di annullarlo colpendolo a sinistra o Adesso alla nostra destra, diciamo. Biagioli, sbagliando anche il terzo accosto, ha però complicato un po' la bocciata a spazzare tutto che avrebbe potuto compiere il suo avversario, pur lasciandogli il punto, però ha coperto la bocciata dritta sul tre pezzi, comunque 3 bocce in mano, tiro corto, il suo avversario può veramente fare di tutto. Parte col pallino e colpisce bene. Prende il pallino sulla destra, quindi zero rischio di annullarlo. 4 punti, 9-0. Ora è più che mezza partita. Questo Di Bartolomeo imposta questo tiro abbastanza corto e riesce a mettere in piena difficoltà il suo avversario, che dopo il liscio sulla boccia non è partito con il pallino. Forse su una situazione di 6-0, di 5-0, poteva usare un po' di più. Sì, certo, perché era prevedibile che insomma, o si appoggiava con la prima o alla fine avrebbe finito per consumare tutte le proprie bocce. Quando lasci l'avversario con 3 bocce in mano a tiro corto, puoi anche coprire bene il gioco, ma rischi sempre tantissimo. Ora vediamo cosa decide Biagioli. Sembra aver dichiarato pallino, lo colpisce e lo annulla. Quindi, Come nella prima tornata di gioco. esattamente, anche qui poteva essere magari anche più fortunato, perché avendo smezzato il pallino, solitamente questo non dovrebbe giocare poi così tanto lontano. Anche se ho visto la boccia di Biagioli è andata sull'angolo sinistro della tavola di fondo, deviata appunto dal pallino. E da un po' di giro che comunque lui imprime, un po' di effetto che imprime nella sua bocciata. Sicuramente.
Di Bartolomeo però continua con il suo gioco. Tiro corto. Stavolta anche la boccia è piuttosto corta. Vediamo cosa sceglie Piagioli. Va a punto. Ma prende in pieno la boccia dell'avversario, forse un po' in confusione Lorenzo. Eh beh, comunque erano quelle bocce che ti invitano ad accostare, ma poi in realtà togliere il punto non è mai così semplice come sembra. Anche con 60 cm di spazio a tiro corto, quando c'è una boccia sulla strada ti costringe a tirare in diagonale. Sicuramente, poi magari diciamo parliamo di campi che forse hanno dei canali e dei tiri obbligati che appunto cercando di andare verso il pallino seguono sempre delle strade simili, quindi incappare in un errore del genere non è poi neanche così tanto difficile. Ora vediamo però Di Bartolomeo che prova l'accosto e lui passa abbastanza comodo, ora la boccia scende. Ovviamente è anche un errore proprio nel lascito. Ora, lasciata di Viaggioli, attenzione, colpisce la sua. Però c'è il pallino scoperto, io credo che... No, di Bartolomeo... Io avevo visto che aveva fatto segno Sì, di lasciare stare. lasciare stare. L'arbitro gli ha chiesto 2 volte. Secondo me ora, se da una parte rischia di vincere la partita senza neanche tirare, dall'altra corre il rischio di trovarsi in una situazione un po' spiacevole, magari. Mettendo a posto non avrebbe rischiato nulla. Avrebbe rischiato nulla. Però Viaggioli colpisce la boccia. Credo abbia cancellato partita, forse era un, credo, sì, forse era proprio bersaglio e però raccoglie 2 punti. Era bersaglio, ha sicuramente mirato il pallino, non l'ha colpito, ha lasciato 2 punti comodi comodi al suo avversario che già era a 9, ora come testimonia il tabellone è arrivato a 11, continua a fare a proporre il tiro corto, stavolta leggermente sulla sinistra. Forse è una scelta abbastanza azzeccata perché aumenta le possibilità di coprire lo stesso pallino che sicuramente sarebbe stato oggetto di tiro da parte di Biagioli. Fa un bel bersaglio e ora Biagioli va al tiro. Prende pieno sovrammano, rimane dentro molto bene. Ora la possibilità anche di sviluppare un gioco più all'attacco. Deve comunque fare qualcosa. In questo caso il tiro si è impostato per provare l'attacco, pur avendolo. Sicuramente non ha più la possibilità di tirare pallino, sia perché lo vede abbastanza male, sia perché la boccia avanti è del suo avversario. Tira e porta via pulito sovrammano, copre il fondo, anche se non credo che Di Bartolomeo sarebbe partito con il pallino in questa situazione. Infatti va all'accosto. La boccia è leggermente lunga, molto buona comunque. Credo che Maggioli vada al tiro. Richiama l'attenzione dell'arbitro che era girato. La prende piena, 2 punti dentro. Sinceramente non so cosa convenga fare a Di Bartolomeo sull'11-0. Logicamente, prendendo il punto, l'avversario deve comunque colpire per non prendere partita, però è un tiro abbastanza agevole, c'è lo scarico del pallino, c'è tutto quello che vuoi, però non lo so. Vediamo cosa fa Biagioli. La prende anche questa bene, 3 punti, 11-3. Adesso vediamo dove deciderà di tirare.
e come cercherà di impostare la tattica, perché in fondo ora non può proprio più permettersi di far raccogliere l'avversario, perché chiama 11. Non so se magari tirerà pallino con la prima, quelle cose che magari vediamo fare spesso dai giovani, perché è una tattica ritenuta magari funzionale e avvincente, quando in fondo poi così tanto funzionale non lo è. Però lui imposta il tiro più o meno all'altezza dell'acchitto, la boccia è però bassa. Davvero, davvero un brutto errore per partire. Bartolomea ha la possibilità di rifare agevolmente questo punto, taglia da sinistra a destra. Se non attraverserà la schiena, la boccia verrà richiamata dal pallino. Comunque è una boccia molto buona. Scende leggermente anche questa verso la tavola, però diciamo che Biagioli è quasi costretto al tiro sul pallino. Lo colpisce, per poco non va fuori, prende la tavola, gira e è un punto discreto, diciamo. La boccia corta di Di Bartolomeo è però buona, infatti credo che andrà al tiro su di questa. Lo vediamo appunto al tiro. Colpisce. E prende il punto. Una delle sue ha scansato la boccia avversaria, l'altra piano piano è arrivata alle tavole e ha conquistato il punto. Ora vediamo Biagioli all'accosto. Non sembra anche questa una grande boccia. Non lo è assolutamente. Non ha tirato convinto, eppure c'era spazio. Poteva, facendo questo punto, continuare quella che ormai sembra una rimonta insperata, però la possibilità c'era. Non ha preso il punto e quindi deve ancora accostare e a questo punto sperare in due errori del proprio avversario. Infatti, ultima boccia per lui. Credo che questa volta toglierà il punto. Però, come tu hai detto, deve solamente sperare ormai. Il punteggio è di 11-3, quindi Di Bartolomeo va alla bocciata. C'è il liscio. L'unica cosa che può far sperare Biagioli è il fatto che dietro la tavola, cioè dietro la boccia del suo avversario, non riesca a passare un'altra eventuale boccia. Due lisci di Bartolomeo. Forse l'isperata rimonta continua. Vediamo se magari Biagioli accorcia il tiro per non lasciare neanche la possibilità al suo avversario di avere una boccia corta da tirare. E invece Allunga. ha impostato lungo, però impostando lungo bisogna accostare molto bene, altrimenti diventa Difficile la rimonta. Però un'arma a doppio taglio. diciamo che la strada è buona, è una boccia un po' corta, però rispetto a tutte le altre messe da Biagioli in questa partita è sicuramente più accettabile. Ora vediamo anche come Di Bartolomeo sceglie di tirarla. La taglia un po', non la fa salire con la tavola, ma la indirizza direttamente verso il pallino. Però la boccia viene richiamata dalla tavola, era anche notevolmente lunga, quindi non fa il punto. Comunque mi sembra una costante di tutte le partite che abbiamo visto su questo campo. Le bocce 60, anche 70 centimetri corte fruttano tantissimo, come se fossero effettivamente molto molto più vicine di così. Leggevo in chat prima, nostro caro amico del comitato di Teramo, arbitro Antonio e Vittorio Bilò, spiegava che questo campo è particolarmente complicato. Quando noi ci chiedevamo se lo fosse, in effetti, perché stavamo guardando la partita senza conoscere le pendenze,
vedevamo delle medie un po' larghe e per questo ci stavamo domandando se fosse il campo, fosse proprio la cattiva forma dei giocatori. In realtà da casa ci hanno confermato che era più colpa del campo e anche questa tornata non fa altro che confermare che non è proprio semplice tirare dritto a quel pallino. Di Bartolomeo ha comunque tolto il punto con la seconda, Biagioli è andato di nuovo a punto cercando anche magari di toccare la sua corta, ma prende il punto e ora vediamo che cosa farà il giocatore di Tivoli. Va alla bocciata. Ovviamente adesso ogni boccia per Biagioli è decisiva, perché se il suo avversario non sbaglia, ha comunque sempre partita a terra. E questa volta la boccia non sembra aver tolto il punto. Ha sempre la possibilità comunque di appoggiarsi sulla sua corta, magari metterne a terra due, per carità, però. Stavo riflettendo su questa boccia che gli si è piegata un po' sulla destra quando ha perso la forza. Se avesse fatto il punto, sarebbe stata una bella gatta da pelare per il suo avversario con la sua sotto rimpallo, mentre adesso è assolutamente libero da rimpalli pericolosi. Boccia della partita, non la Non la colpisce. colpisce da 2 punti. No, forse Sembra, non sono forse due no. perché non è tornata indietro, ma comunque non fa partita per il secondo tiro consecutivo. Questa sembrava un po' più agevole. E ha sbagliato solo tre bocciate, ma tutte e tre per la partita. Chissà se questo è un segnale. La rimonta dunque continua e diventa sempre meno improbabile. Nonostante l'11 a 5 sia comunque un risultato di tutta tranquillità ancora per Di Bartolomeo. Questa volta Biagioli ha accorciato rispetto al tiro precedente, ma diciamo non è riuscito a impostare in maniera accurata. Di Bartolomeo va un po' lungo, ma credo che il punto sia tolto. L'arbitro fa cenno di sì. Biagioli quindi va all'accosto. Però quella boccia lunga su quel pallino offre a Biagioli tre opportunità di rifare il punto e di mettere il suo avversario sotto un eventuale rimpallo. Un po' corta anche questa. Ora vediamo cosa ci dice l'arbitro. Preso, preso. Bene. Ora. Ah no, stava indicando la distanza che appunto c'è tra la boccia del punto e il pallino al giocatore, che ora decide di andare anche lui all'accosto, ma questa boccia di forza migliore di quella precedente scende comunque sulla sinistra. L'arbitro deve fare una misura più accurata per capire di chi è il punto. Se non fosse preso, la situazione diventa favorevole per Biagioli. E non è preso. Dunque va di nuovo all'accosto. Questa volta urta la boccia del punto, avvicinandola al pallino, e il punto rimane di Biagioli. Ultima boccia dunque per Di Bartolomeo, e questa volta addirittura sembra andare a sbattere sull'altra di Biagioli, avvicinando anche questa.
Ora non so com'è la situazione, ma credo che o il terzo o il quarto di punto sia di Biagioli, che però decide di andare all'accosto, tocca il pallino e si gioca quello che aveva costruito in precedenza. Di buono c'è cioè che hanno scoperto che si può arrivare in quel punto Con del la tavola. campo aiutandosi con la tavola laterale e credo che tirando così ci sia ben poco da sbagliare traiettoria. In questo caso è stato un pochino sfortunato perché si può dire carambolare durante l'accosto con il pallino. Comunque si regola anche con la seconda boccia, fa 2 punti, potevano essere 3 e se fossero stati 3 sarebbe arrivato a 8. E 8 a 8 la rimonta poteva anche essere bella che conclusa. Sì, diciamo che nelle partite a 12, 8 è quel punteggio che ti permette di essere sempre in partita, cioè il tuo avversario non può giocare con quella estrema tranquillità perché volente o nolente tu in un tiro hai la possibilità per tanti motivi di poter fare partita. Comunque questa rimonta, che ancora magari non si è conclusa, diventa ora quasi una certezza. Imposta abbastanza bene Biagioli. Di Bartolomeo va all'accosto, ma lì la boccia viene tenuta. Prende un bel punto. E si piazza proprio dove doveva piazzarsi, mettendo in estrema difficoltà il suo avversario, che non credo boccerà il punto, infatti tira direttamente al pallino. Liscio per lui, non so, in questo caso forse io avrei tirato la boccia. E beh, sono quelle situazioni in cui qualunque cosa tu faccia la devi fare bene. Ha Sì, scelto sicuramente. Il pallino, che notoriamente è più piccolo. È uscito l'errore. Ora lo prende, pallino gira, c'è il solito metro alle tavole che può essere sì un punto facile da togliere, ma con qualche strana calata potrebbe anche trarre in inganno Di Bartolomeo. La boccia infatti scende verso la tavola sinistra. Se lo ha fatto di poco perché vediamo che l'arbitro necessita della misurazione. Da questa inquadratura non è che si capisca molto. Sì, forse sembra più giallo, ma Non lo comunque è so. da verificare. Da verificare. In ogni caso non sarà un bel punto. Si è preso, è comunque una buona cosa per lui perché gli permette di rimanere con due bocce in mano e di far giocare al suo avversario l'ultima boccia. Cosa che è avvenuta proprio adesso. Biagioli tira la sua ultima boccia. Non sembra una grande boccia neanche questa, non fa proprio il punto. Vince la gara di Bartolomeo Daniele di Tivoli e quindi si aggiudica il secondo trofeo Pomme per la categoria ragazzi.